Ciao a tutti ragazzi, ma bentornati sul canale. Oggi 8bit apre subito regalandovi una perla di saggezza, una massima di vita. Ricordatevi sempre che dopo ogni serie 1 esiste sempre una serie 2. Ragazzi, queste sono perle di saggezza che io vi largisco gratuitamente. Che si vede? Mi sono bevuto una birretta a cena. Siamo nel dopo cena, è vero? La birretta ha sciolto un attimino la lingua. Adesso è un po' per conto suo. Sembra che va un po' per conto suo questa lingua. Oh, sono Pippo. Ok, ragazzi, mamma mia. Che caldo che fa qui dentro. Mamma mia. Non lo so, è aprire. Porca miseria. Allora, niente, siamo qui, ragazzi, perché oggi è uscita ufficialmente la serie 2 della Rewind, Disney Rewind. Adesso vi faccio vedere i personaggi che compongono questa serie 2. Ma prima ho bevuto la birra, ma c'è sempre un goccino di... Devo bere, scusate. Ah, mi piace sto spot che ogni tanto irrompe. Qui tutti i prodotti col marchio 8bit li trovate nell'info box. Che bella la tazza, mi piace davvero, quasi quasi me la compro. Allora, dicevamo, dopo la serie 1 è la serie 2. Della serie 1 che ci interessava ci manca solo Merlino, che dobbiamo recuperare, e adesso apriamo la serie 2 per la prima volta su questi schermi. Assolutamente, mettiamoli qui, questi facciamo da contorno. Facciamo come patatine e fagiolini. Non devo più registrare dopo aver bevuto la birra. Patatine, fagiolini, popcorn piccolini. Vabbè, e niente, allora questa è Rewind, bellini. Allora, vi faccio vedere. Allora, i personaggi che compongono questa serie sono Wally, magari lo trovo. Trilli, sì, sul ditale. Hercules in due varianti. Poi c'è Bianca. Poi c'è Dumbo e poi c'è il personaggio misterioso. Quindi ragazzi, vediamo che cosa riusciamo a fare con questa prima uscita. Vediamo che cosa troviamo. Allora partiamo, devo dire che queste confezioni sono veramente fatte bene e costano veramente poco. Quindi è veramente carina questa serie The Wind. Allora... Che dobbiamo fare? Devo prendere le forbici quelle cattive? Devo prendere le forbici cattive. L'altro giorno c'avevo due paia di forbici addirittura. Oggi non ne trovo uno. No, non ci si crede, nemmeno quelle scarse. Va bene, usiamo i vecchi metodi. Con il buon vecchio righello. Ecco qua. Mamma mia, che cosa è? E che ci avete messo qui dentro? Il cemento. Oh, eccola qui. Che si srotola. Ma che cos'è? Di lana di alpaca. Un bel alpaca. Alpaca e popcorn. Alpaca e popcorn. Grandissimo successo degli anni 70 di Gino Paolino. Grandissimo cantante. E quindi questo bellissimo top di popcorn, che poi diventerà la base azzurra per questa nuova serie. Allora, ce lo spoileriamo subito dal cartoncino, perché sapete che c'è il cartoncino e poi c'è il personaggio nel blind box. Ma noi, guardando il cartoncino, ce lo spoileriamo. E non lo so perché, forse mi hanno resettato col pulsante e sto parlando spagnolo. No, ho trovato il mio preferito. Wally, spettacolo, l'unico che veramente mi faceva impazzire di questa serie, e l'ho trovato alla prima uscita. Allora andiamola ad aprire, ragazzi. Wally, perché l'azzurro è il nuovo rosso, madonna, ma che buttata lì sta citazione precisa, come veramente come il cacio sui maccheroni. Allora, apriamo qua, non abbiamo aperto. Apriamo, ma non abbiamo aperto. Non si è aperto. Intanto, prima cosa, adoro il profumo di PVC al mattino. Mamma mia,
Questo è proprio l'odore di PVC quando aprite le action figure della NECA, della McFarlane, ma ancora più forte. Bellissimo. Bellissimo. E devo dire che Wall-E è fatto, questa serie è veramente clamorosa, ragazzi. Ma è fatto veramente bene, ragazzi. Guardate che roba. Ma che spettacolo, ragazzi, con la piantina in mano. Con la piantina in mano. Bellissimo, bello, bello, bello nei dettagli, nel painting, nello scarping, anche lo scarping è fatto molto bene, nel planting, ok? E, insomma, veramente, veramente carino, quindi va messo Wall-E, va messo il cartoncino qui e Wall-E al centro. Ma che... Wall-E? Stai calmo, Wall-E. Eccolo qua, ma che carino, Wall-E. Non so se lo vedete, spostiamo gli altri, ok, se lo metto qui giù. Forse lo vedete, magari ve lo metto qua. Ma che mi sono inventato pure il piedistallo proprio che si erge. Wall-E, guardate che carino. Ma che spettacolo. Ok, e adesso passiamo alla seconda uscita. Vediamo che cosa troveremo. Che cosa troveremo. Non lo so, mi raccomando, voi scrivetemi sotto qui nei commenti, per favore, non fare più video dopo che hai bevuto una birretta. Una birretta. Voi direte, ma non sei ubriaco con una birretta? No, non sono ubriaco, sono perfettamente lucido. Sono allegro. Una birretta ti rende allegro. Happy. Voilà. E quindi adesso accarezziamo in modo augurale i nostri popcorn. Ah, è vero, perché c'è il cartoncino qua e questo è il saccoccio, saccocciale, e quindi andiamo ad aprire, andiamo a grattare i popcorn. Apriamo e... Ok, non è un doppione, già questo ci piace, anche se immagino che sia un personaggio un po' puzzone. Andiamo a spoilerarci, lo faccio vedere prima a voi. Voi lo state vedendo, io ancora non l'ho visto. Quindi voi sarete lì e direte: no, che figo, oppure che schifo. Ma io non l'ho ancora visto. Lo giro. 3, e 2, e 1. Oh, il personaggio misterioso! È il personaggio misterioso! Ma che spettacolo! Ma che spettacolo, ragazzi! Intanto guardate che bellissima la copertina, cioè noi l'abbiamo già vista. È il personaggio misterioso, perché è quello che non compare tra le figure. Abbiamo trovato il mio preferito, è quello misterioso. Ma che spettacolo! Questo primo unboxing, ma eccezionale, spettacolo, ragazzi. Che ci avete messo a fare l'apertura facilitata, se poi quando tiri l'apertura facilitata non si apre? Ah no, ma è Trilli. Ah, perché il cartoncino è di Peter Pan. Sono rimasto malissimo, pensavo fosse Peter Pan. Invece il cartoncino è di Peter Pan, perché dentro c'è Trilli. Carina, eh? Carina, 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 però Trilli non è proprio quella che uno si strappa i capelli. Devo dire che la cosa più bella di questa di Trilli è la copertina di Prete Pane e Capitan Mancino. Eccoli qua, quindi, ragazzi, ma che carino. Wall-E si cappotta un pochino. Trilli è un po' piccolina così, un po'... che dobbiamo fare? Ma almeno non abbiamo trovato un doppione. Non so se vi ricordate, magari ve lo metto nelle schermate finali, quando ho aperto per la prima volta le prime due che pescai a caso della serie 1, ne trovai due uguali, trovai due Kita. Quindi devo dire che già il fatto che io non abbia trovato un doppione è già un risultato che mi rende orgoglione. Doppione, orgoglione, vabbè. E quindi questi sono i ciuppoli, queste sono le figure. Dategli un'occhiata adesso in dettaglio un attimino per farle vedere, così, ecco, così le ammirate per benino, le state ammirando con calma e per benino e con calma, va benissimo. E allora torniamo qui in questa splendida inquadratura con questo splendido 8-bit per salutarci, perché spero che vi sia piaciuto il video, spero che vi siate divertiti, certo non quanto me, perché io ho aperto questi due splendori, ma Wall-E fa un po' come vuole. Quindi questi andranno ad affiancare la serie 1 e adesso piano piano la cosa si ingolosisce, perché di Rewind in Rewind, cioè i Rewind sono come le ciliegie, una tira l'altra. Quindi toccherà andare avanti. La prima serie, devo dire che i personaggi sono tutti, cioè guardate,
quello volevo dire, no? È vero che Trilli è piccolina, però no, l'ho invertiti. E Trilli è proprio una, cioè, lui già è carino, fatto bene, ma i personaggi della prima serie sono molto più belli, molto più grandi. Guardate che roba, guardate che roba. Vabbè, niente ragazzi, mettete un like, iscrivetevi, condividete, fate tutto ciò che il vostro cuore desidera, ma soprattutto ricordate sempre che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube.